Bernardo Bertolucci diceva che ricorderemo il mondo attraverso il cinema e a riguardo il Veneto può già considerarsi indimenticabile. Alle distillerie Poli di Schiavon è stato presentato un importante progetto cinematografico prodotto da Bavaria Fiction per ZDF con Regione Veneto e Veneto Film Commission. Si tratta della miniserie Eau de Vie che proprio in questi giorni vede attori e operatori impegnati nelle riprese a Bassano, in Villa Caerizzo, sul ponte e in tanti altri scorci suggestivi del territorio, fra i quali proprio la storica distilleria Poli, dove verranno ambientate le vicende di tre donne coraggiose. Al di là della trama, si tratta di un progetto ambizioso per l'arte, l'economia e il turismo locale. Avevamo della strada da recuperare rispetto ad altre regioni e lo abbiamo fatto costituendo la Film Commission regionale e destinando dei fondi europei alle produzioni cinematografiche che vengono a girare in Veneto. Per noi questo rappresenta un volano dal punto di vista economico, perché i fondi spesi vengono investiti sul territorio. Un settore in difficoltà per una parte, cioè quella dell'esercizio in particolar modo, per una parte invece in grande sviluppo, perché la produzione di fatto non si è fermata se non in primissimi mesi del lockdown dell'anno scorso, e questo è un messaggio positivo perché è una grossa serie tedesca che avrà diffusione non solo nel mondo germanofono ma internazionale. Quali sono le prospettive per il cinema in Veneto? Ma sono enormi secondo me, noi stiamo già ricevendo ottimi segnali, bisogna però mostrare tutto il Veneto, cioè ci sono paesi che sono delle bomboniere, ci sono località poco conosciute, ci sono storie, tradizioni che appunto un qualsiasi lavoro cinematografico, ma anche parliamo anche di documentari, di audiovisivi, devono mettere e possono mettere in risalto.